Cioè, vi è stato detto, cioè, però non un dottore. Eh? Allora, adesso ve li presento perché magari non tutti lo sanno. Allora, io e Sabrina abbiamo organizzato questa roba qua, siamo stati tra i promotori di questa conferenza, perché abbiamo conosciuto Orazio e Domenico in un contesto diverso, che per lo più riguarda un argomento specifico che chi ci conosce sa qual è, ma non vedete che sia, non è quello l'oggetto della serata. Siamo coscienti del fatto che ci siano molte persone e la ciao Ferdinando, siamo coscienti del fatto che molta gente può essere scontenta della possibilità di alcuni partiti di andare a votare, e questa opportunità di incontrare Orazio e Domenico ci permette di spiegare un'altra alternativa alla possibilità di andare a votare. Fanno parte di due associazioni che sono Alba Mediterranea, fortuna che non c'è tanta gente, Alba Mediterranea e Walk to Change per il cammino del cambiamento. Non so chi conosce Andrea Libero Gioia, è uno di quelli che si è speso tanto per quanto riguarda una varie manifestazioni di quest'estate e da questa parte, e loro sono rappresentanti appunto anche di Lucio, nel senso che fa parte della stessa associazione. Quindi Orazio inizia lui. Diciamo, per chi non l'ha conosciuto per niente, che non ne sapeva niente, questo voto di protesta è tutto legittimo, basato su una legge del 57 CPR 361, che praticamente permette effettivamente di andare al seggio. Come no? Quello volevo fare io dall'inizio. Però secondo me è meglio che non li vedi. No, perché non sai perché? Perché io non riesco a memorizzare con l'orecchio. E sentito la legge. Tutto la volta lo potete passare tranquillamente. E questo voto di protesta praticamente è un voto legittimo, che si basa su questa legge del 57, che praticamente permette, invece di fare un voto di protesta, un voto normale, votare un partito tra quelli presentati, permette di fare una protesta vera e propria in base a degli argomenti legittimi, che sono la sentenza della Corte Costituzionale 1/2014, che ha praticamente delegittimato il Parlamento, i governi che ancora in questo momento sono in carica, e nello stesso momento stanno ancora con un'altra legge incostituzionale portando avanti un programma che alla fine ci sta portando tutti alla rovina, perché in Italia siamo arrivati a un punto che il ceto medio non esiste più nessun tipo di aiuto verso famiglie che stanno bisognose. Siamo arrivati a un punto che abbiamo talmente tanti poveri che non si capisce più che cosa bisogna fare. Gli anziani non sono assistiti, gli stipendi sono bassissimi, cioè ci sono talmente tante cose che con questo voto di protesta noi comunque denunciamo in una maniera molto semplice, presentando due copie del voto di protesta, che è una copia che vedrete voi, ne avete una in questo momento, però devono essere quattro copie, due per la Camera, due per il Senato, riempite, scritte in tutte le cose, firmate, lette anche, perché giustamente ognuno deve essere informato su quello che fanno, fidarsi e basta. Dopodiché, presentate due alla Camera e due per il Senato, una copia deve rimanere a voi. Tutto questo va fatto senza avere la minima intenzione di prendere matita e tessera e scheda elettorale che ti propone il Presidente, il Segretario o chi per esso. Uno non deve dare proprio modo di, nemmeno l'intenzione, perché potrebbero dire c'hai intenzione di prendere e te l'annullo, quindi non dare adito a niente. Bisogna farle in un modo civile, corretto, senza offendere, senza far perdere tempo, senza alzare la voce, cioè con toni pacati e tranquilli, dicendo solo poche parole, non serve tanto. Dice: io non voglio fare un voto normale, quindi rifiuto la scheda per votare, bensì le consegno dei fogli perché voglio fare un voto di protesta sia alla Camera che al Senato, e le do due copie per la Camera e due copie per il Senato, perché una va alla Prefettura e un'altra resta al Comune, in entrambe le ali del Parlamento, e una copia, se per favore, me la può timbrare per ricevuta. Dopodiché, se dovessero fare problemi, che magari
vogliono dire no, c'è una normativa, c'è una circolare, qualcosa, sono tutte cose che si sono inventate perché la legge rimane legge, non ci sta circolare che la cambia, e nello stesso tempo non mi puoi omettere la legge, ti informo di nuovo, ti dico guarda ci sta questa legge, forse non lo sai ma eccola, dopodiché se loro insistono gli fai, c'è un altro foglio per fare un reclamo, che chiamate le forze dell'ordine che sono presenti nei seggi sempre e comunque, e gli dite io voglio fare un reclamo perché non mi si fa fare questo voto di protesta, e si consegna anche il reclamo in 4 copie e una per ricevuta rimane a voi, quindi andate con 5 copie, però io dico reclamo, e poi c'è la querela, sì sì, prendine uno, e poi c'è anche la querela, che eventualmente con questa querela sarebbero problemi perché il signore segretario che non ha fatto fare questo voto di protesta va incontro a una sanzione amministrativa di 5.000 euro, che erano 10 milioni, e a 3 mesi fino a 3 anni di carcere, quindi se si potessero evitare queste cose sarebbe meglio. Io, siccome in Italia non è stato fatto da molti, fortunatamente dove sto io ho saputo tramite il maresciallo che è stato fatto da 2 persone nelle ultime elezioni comunali ed europee, addirittura un signore lo ha fatto alle comunali voto di protesta e alle europee invece ha votato, non so perché mi ha votato. Un altro signore invece ha fatto il voto di protesta in entrambi i casi, però questi 800.000 voti di protesta che sono stati fatti negli anni in Italia, comunque no, sono... ha detto che nel suo paese c'è 1.000 abitanti. 3.000? Sì, però siamo lì al paesino. Però voglio dire che 3.000 abitanti, dico, voglio dire che essendo stato fatto da 800.000 persone, nello stesso tempo non è mai stato fatto come adesso abbiamo intenzione noi di farlo, documentato con una cosa forte, perché denuncia di incostituzionalità. Stavo dicendo prima, mio figlio che ha e non l'ha mai, cioè le ultime 2 volte ha votato così e io non lo sapevo, cioè lui mi diceva e lui diceva ma dai, ma non ti via la scheda, ti fai il voto lui, no, diciamo, grazie. Allora adesso gli ho detto ma vieni a sentire, fa mamma lo so già fare, non so più. Sì, però di guarda mamma, adesso ti dà la mamma ti dà qualche ricetta di motivazioni varie. Esatto, la legge qual è? Perché... Sì, 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 no, ma è forte questa cosa, perché comunque ognuno di noi potrebbe anche aggiungere, che ne so, i terremotati, voi qua in Emilia Romagna, magari i problemi che vi hanno fatto il fracking che vi hanno distrutto mezza Emilia Romagna, cioè vi hanno fatto uscire la sabbia da casa, dico ma come sarebbe a dire? Cioè, di chi mi stai a parlare? Me l'hai combinato e basta, ci stanno le prove, punto, modo il giudice che tu hai amici, fai il sindaco, cioè ci stanno troppe storie in Italia che per proteggere qualsiasi persona che sta in un posto istituzionale si condanna a un poraccio come quello con Lisa Fulli, Corello, cioè gli hanno ammazzato il figlio a piedi in una strada che non è autorizzata, sì. E l'hanno condannato lui, perché se condannano la macchina, poi la macchina poteva passare in quella strada e condannano, sì, il sindaco. Quindi noi per andare a questo voto di protesta, ritornare al dunque, in questo voto di protesta uno può aggiungere anche qualsiasi sia motivazione e magari dire a me o 3, allega un foglio e gliene consegna 2, cioè non è un problema, la cosa può essere ancora... Non è male però l'idea di metterci anche un foglio aggiuntivo? Sì, 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 chiunque può farlo liberamente, lo continua. Se volete consegnare un dossier, cioè, qualsiasi cosa, cioè... ogni cosa che allora una cosa importante da dire è che tutti obiettano ma non incide in niente elettoralmente, questo non è un voto elettivo, allora il voto si fa per eleggere qualcuno ovviamente, ma il voto inteso come termine può essere usato per mille cose, anche per un'assemblea come questa uno vota per, che ne so, l'elezione del presidente, non è per forza un voto elettivo elettorale politico. Quindi quando uno va a seggio va per votare, poi se uno sceglie il voto di protesta o lo chiamano solo protesta, è comunque un voto di protesta, perché l'azione è quella del voto, uno va lì per quello, anche se la terminologia non lo indica nel dettaglio, è comunque quella. Quindi uno può riuscire a esprimere, al contrario del voto in cabina elettorale dove c'è il segreto e quindi
fatto o non fatto, votato o non votato, mettere uno sbrego e cancellare tutto e così via. In questo caso qui invece uno assume su di sé la responsabilità di quello che dice e quindi può autonomamente, secondo le leggi civili e penali, assumersi tutte le responsabilità che vuole e scrivere quello che vuole. Io personalmente scriverò, gli allego un fascicolo di 500 pagine che è un processo in corso da me intentato e che prevede la messa sotto accusa di 4 Presidenti della Repubblica, un centinaio di ministri e così via, che è sotto indagine iniziale in questo momento alla Guardia di Finanza, alla Corte dei Conti. Ovviamente non sono niente, è chiaro. Poi vi racconto, dopo che ha fatto lui ci racconta. E quindi ecco, questo per dire che ci si può aggiungere quello che uno vuole, quello che si sente di dire e quindi esprimere veramente la propria volontà, che è quello il giorno del voto serve per esprimere la propria volontà, non immediatamente quello che decidono i capiglione delle segreterie di partito che dicono questo è il nostro programma, accetti o rifiuti. Quindi invece tu partecipi anche alla decisione e tu prendi una presa di posizione definitiva, concreta, è diversa. Sono un cittadino di Campania. Ah, ok, allora, no, pensavo che fosse il segretario comunale. Oddio, ho perso il filo. Volevo dirti per il fatto che tu dici, faccio una azione di protesta. Fino a oggi, ci posso essere due persone al seggio. Come il figlio di Patrizia, tanta gente, in percentuale, un numero esiguo, 0,01, avrà fatto il voto di protesta nelle passate elezioni, tornate elettorali, comunali. Ma come numero non sono quello di poco, perché anche lo 0,1 sono sempre 200.000 persone. No, ma l'hanno fatto poco. Quindi è vero che poca gente lo sapeva, ma chi lo sapeva e aveva le motivazioni giuste, valide per farlo, l'ha fatto, come anche altri conoscenti che conosco io. Io appunto, siccome sapevo, una volta era propagandata questa protesta elettorale, la chiamavano un po' diverso, dalla Lega nell'85-86 appena sorta cominciò facendo anche una proposta del genere. Poi è andata verso ETA, ha con altri interessi, con BIM, varie parlamentari, per politica, insomma, non mi interessava più fare lotta vera al regime. Questo invece è una presa di posizione una presa di coscienza in cui uno dice guarda, io mi sono stufato di te perché sei un cialtrone, perché sei un infame, sei un corrotto, un colluso, eccetera, eccetera. Ovviamente nei modi giusti, nel senso che si rischia poi la controdenuncia. Presentiamo in chiaro. Che alla fine qual è l'evidenza? Oppure finire lì, perché già comunque è una presa di posizione assoluta rispetto al nulla di prima. Ma la cosa importante, e da cui poi andremo avanti con un discorso di progetto politico e anche di strategia politica, è il discorso di dover, scaricare anche noi come movimento, i vari movimenti che ci seguono, eccetera, dagli elementi che vengono inseriti nei comuni, appunto come diceva lui, nel suo paese due, poveracci, no? Avranno preso per mano, ma comunque sia, due hanno comunque infranto le regole, nel senso di bon ton, no? Perché per legge ce lo fa e giustamente noi lo facciamo. E allora in questo rifiuto del sistema viene schedato, diciamo le parole da Cedrini, no? Viene schedato. Ma vieni schedato però in un elenco pubblico dove non ti vede solo il celerino da Litos, ti vede anche uno come me, che andremo noi successivamente, entro i 15 giorni successivi, a raccogliere gli elenchi in giro per le prefetture italiane e anche alla Camera, alla segreteria generale della Camera dei Deputati, questi elenchi di questi, diciamo, eretici, chiamiamoli così, che noi eretici. In qualche modo hanno dimostrato il loro coraggio, hanno dimostrato la loro pesante.
interessati ad aderire a una serie di iniziative di disobbedienza civile, e questo è il primo passo di questa disobbedienza civile. Poi ne abbiamo altri, non ne anticipo per non spaventarvi troppo, perché adesso dovete decidere su questo, se vi piace o non vi piace, gradualmente, entrare gradualmente in un percorso psicologico, filosofico, politico e poi anche operativo. Ma perché... fatto comunque da tutti quelli che facciamo il voto di protesta. Come fece Gandhi, no? Con la marcia per il sale e così via, no? Quindi è una presa di coscienza che noi vogliamo che la gente faccia autonomamente, genericamente, e che possa portarli alla, diciamo, a una purificazione intellettuale e culturale, che gli dia la possibilità di vedere le cose come stanno esattamente. Poi vi racconterò un po' di cose che vi spaventeranno, ma vi spaventeranno drammaticamente per la situazione attuale che c'è. E quindi ecco. Ti posso chiedere, questa cosa dell'elenco così, cioè viene in ogni comune, viene affisso, in comune? È un elenco pubblico, a disposizione di chiunque. Chiunque può andare lì e vedere Giovanni, Alfredo, Antonio, Gertrude, vede che cosa di quelli che hanno fatto. Ovviamente gli altri votano segretamente. Cioè non è un voto segreto. Quello nella capita è un voto segreto, questo è un voto pubblico, è una presa di coscienza, è una presa di posizione su una barricata, su un lato della barricata ben preciso. Cioè ci metti la faccia. Certo. Ci metti la faccia. No, non solo la parte, ci mette anche la sua esistenza, perché qualcuno gli romperà le scatole, ci potete scommettere. Qualcuno mi dice al miracolo, no, ma noi, io che rischio? E che rischi? Quella è... A me è capitato una volta, stavo in ospedale, avevo avuto un incidente gravissimo con la moto, e sono stato in ospedale un sacco di tempo. E a fianco a me c'era un ragazzo della mia età, 25 anni, 28 anni, e lui, a me mi era successo un incidente dovuto alla mia... diciamo scapestratezza, ero una persona come adesso, uguale, un po' più giovane, molto più esuberante, lui è come Andrea, forse anche di più. E allora, lui invece era una persona normalissima, architetto, che un giorno ha deciso di andare alla posta a mandare una raccomandata, mentre attraversava l'architrave della porta d'ingresso della posta, l'ufficio postale, è cascato il capello in testa. Quindi questo per dire che tutti siamo sulla terra per caso, per puro caso, cioè siamo vivi per puro così. Arriva una cosa imprevista, un fulmine, ti metti sotto la quercia, ti brucia te la quercia, arriva il treno, deraglia e tu sei morto, non pensando che... Questo per dire, tutti viviamo saltuariamente, non si sa perché sulla terra. Quindi pensare che cosa mi succede e voler continuare a fare lo schiavo, non ti rispondo neanche, non merito una risposta. Non so se è chiaro. Non sei ancora maturo. Che ti devo dire? Sai bene così. Allora andiamo avanti, dai, seguite te, poi dopo intervengo magari facendo altre cose. Allora diciamo a me. Mi piacerebbe pure sentire qualche domanda, qualche dubbio, qualche cosa. No, le domande le facciamo dopo. Però, no, se vuoi aggiungere qualcosa. Visto che avevamo fatto tipo una tavola rotonda che poi. Sì, però le domande scrivetevele e poi le rispondiamo dopo. Adesso facciamo un discorso sequenziale perché sennò non. Allora, il discorso di questo protesta è comunque una cosa singola, cioè ognuno di noi può parlare pure, cioè telefonato, io faccio il voto di protesta, noi. Generale, ognuno ha le sue motivazioni. Vada là, no, ma le motivazioni delle cambiare. Generale, lei metta le sue, non mettiamo le nostre, non si preoccupi. Okay. Che dubbi se c'è qualche classe. Però il discorso è questo. Siccome è una cosa che va fatta singolarmente, va comunque interiorizzata, perché non è una questione, perché noi potremmo pure convincere un mare di gente a fare questo voto di protesta, poi non sanno nemmeno di che stanno a parlare, non sanno perché l'hanno fatto, non sanno le basi. Cioè, io parto dal presupposto che se vogliamo fare un cambiamento dobbiamo essere informati, consapevoli e fare resistenza. Noi magari, lui in primis da anni è consapevole, fa informazione oltre che è informato e fa resistenza e aiuta pure gli altri a farli da tanti anni. Io mi affaccio a questa cosa da una decina d'anni con l'informazione, la consapevolezza un po' di meno, da un po' di tempo faccio resistenza perché ho denunciato, ho denunciato sempre quelli.
Io ho detto che c'era a Padova, mi sembra, un no, a Padova, mi sembra proprio qua vicino da voi, Tanfoglio, che fa dei disgregatori molecolari che, mettendoci il secco, tutto ciò che è rifiuto secco, ti dà gas, petrolio e carbone. Cioè un impianto che costa 2.700, ci ho parlato personalmente, 2.700.000 euro, che in un paese è la spesa che un paese di 3.000 abitanti spende in 3 anni. Quello ti fa un impianto che tu, da quel giorno che c'è l'impianto, ci metti l'immondizio e ti dà gas, petrolio e carbone. Allora io gli ho detto a quelli che gli devo dare l'immondizio, come ciò a 20 km il mio inceneritore e tutti i territori intorno a noi sono tutti vietati per la raccolta di roba da mangiare a pascolo, cioè nessuno lo dice che ci stanno avvelenando. Automaticamente io gli ho detto al comune, cioè, detto io ti pago l'immondizia, ma se tu me la ricicli, mi fai qualcosa che magari mi rende pure, allora io te li do i soldi, invece di metterci 3 anni i soldi che poi te li do in un anno, non deve. Però, e questa è già una disobbedienza civile, ok? Perché comunque tu gli dai le prove di quello che si può fare e tu non stai facendo, ok? Automaticamente in questo voto di protesta noi, denunciando l'incostituzionalità, tutte le leggi che stanno facendo, ci assumiamo ognuno di noi una responsabilità che alla fine è una resistenza consapevole che ci può portare al cambiamento. Fatto da tanti, già da adesso può essere una base, cioè noi qualsiasi base creeremo, perché a differenza di prima che erano pochi, adesso sono sicuro che siamo di più, non se ne esce, perché il figlio magari lo faceva e sarà più contento quando leggerà di rifare e magari aggiungerà pure qualcosa del suo, perché la consapevolezza lo porta oltre. Aspetta, allora. Il DPR 361 del 57 è stato accennato prima, perché è il testo unico che riguarda appunto le operazioni elettorali, il voto e quant'altro, c'hanno 104 articoli e qui ne sono elencati alcuni soltanto, perché sono quelli che interessano noi, quelli che interessano il rapporto tra noi nella situazione del momento del voto. E quindi, per esempio, l'articolo 34 dice che in ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale. Un ufficio elettorale è un pubblico ufficio, è il primo pubblico ufficio che viene indicato l'eventuale segretario del seggio o presidente del seggio, no? E poi c'è un motivo perché appunto, adesso lo sto facendo, dopo ve lo dico, e per esempio qualcuno dei direttori, dei presidenti e dei segretari vi dirà no, non puoi chiamare gli ufficiali di polizia giudiziaria che sono presenti nel seggio elettorale perché li possiamo chiamare solo noi. Falso, perché l'articolo 44 dice hanno pure accesso nella sala degli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi all'operazione della sezione. Quindi noi possiamo chiamare la forza pubblica. Se qualcuno dice di no, ti guarda un po' che dice la legge, e se dice di insistere di no, gli fa una bella denuncia per omissione d'ufficio. Allora, per diciamo appunto consolidare e corroborare quindi, scusa, quindi se per caso mi fanno delle storie perché puoi chiamare i carabinieri, i carabinieri sono loro gli ufficiali giudiziari, sì, devono venire, loro possono dire no, non ci possiamo spostare, tu dici no, tu vieni perché c'è un problema e tu devi verbalizzare, non il presidente del seggio o il segretario, ma il poliziotto, il carabiniere, il guardia di finanza viene lì e certifica che il presidente del seggio non ti vuole far fare la protesta. In che modo certifica? Eh? In che modo? C'hai un reclamo? Un verbale. Un verbale. Cioè, o prendono nota, cioè loro sono lì presenti, quello dice no, non gli faccio fare il voto di protesta, quello prende nota e nel cioè momento. Io devo pretendere che mi facciano un verbale. Certo, devo pretendere che mi facciano. No, possono anche solo fare un perché non c'hanno. Però voi potete usare la telecamera, il cellulare, sì, potete registrare tutto, che ne dicano loro. Sì. Poi vi racconto che mi è successo sì, l'altro ieri a ce l'ho qua, vedi l'ho cancellata. Vabbè, no, forse l'ho messo. Vabbè, comunque loro lo possono fare sul verbale della... Allora, lui, il presidente e il segretario devono verbalizzare il fatto il presidente dell'ufficiale sul
sul libro sul registro dei verbali. Il carabiniere invece può anche prendere solo un appunto con nome e cognome, identifica pure il presidente del seggio e fa una nota che poi verbalizzerà ufficialmente quando rientra il giorno dopo in caserma. Adesso è chiaro. Chiaro. E dopo, scusa, con quel verbale? Cioè con quel verbale dopo cosa si fa? Dopo ve lo dico. Allora, l'articolo, quindi abbiamo visto che l'articolo 44 dice per notificare al presidente proteste e reclami, quindi le proteste e reclami già con l'articolo 44 sono citati e quindi vuol dire che si possono fare, no? Tant'è che puoi chiamare anche i carabinieri, no? Quindi vuol dire che si può fare. Ok. L'articolo 54 dice. Reclamo, scusa se interrompo, reclamo, c'è il modulo per reclamo, no? No, allora l'articolo 58 dice, tralascio, ce l'avete lì, dice comprovante l'esercizio del diritto di voto da conservarsi in apposito plico. Quindi vuol dire che anche tutto qualunque funzione, e poi dopo lo spiego meglio negli altri articoli, qualunque funzione, anche quello del voto di protesta, va a finire dentro un plico, cioè un dossier che va messo caso per caso a seconda della differente qualità della modalità che stiamo nominando. Cioè, per esempio, tralascio l'articolo 68 che non è l'articolo 68 invece no, anche questo è importante. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Giusto? Hanno votato, no? Giusto? Perché qualcuno dice no, un voto di protesta non è un voto. Quindi la somma di tutte le schede scrutinate deve contenere il numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nei vari colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti i voti nulli e delle schede contenenti i voti contestati. No? Questo per dire che c'è una scheda, cioè c'è un plico, c'è una separazione tra i vari plichi. Appunto l'articolo 72 dice alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio procede alla formazione A del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami e alle proteste. Quindi c'è un plico per i reclami e le proteste. B del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli, quindi c'è un altro plico per i voti nulli. Quindi C del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate bollo o firma deteriorate e le schede consegnate c'è un errore, vabbè. Comunque c'è un altro plico, D il plico contenente le schede corrispondenti ai voti validi eccetera eccetera. E quindi poi l'articolo 74 ancora, nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni descritte dal presente testo unico e deve farsi menzione, quindi si deve citare tutti i reclami presentati e le proteste fatte e i voti contestati, quindi vuol dire che è un voto. È chiaro? Perché qualcuno dice no, è una protesta, che vuol dire? È un voto di protesta, è diverso. Poi all'articolo 3, l'articolo 74,3 dice il verbale è atto pubblico, come dicevo appunto prima. È un atto pubblico ed è anche inserito in un elenco che dicevo di questi tre elenchi al Comune, Prefettura e alla Segreteria Generale della Camera dei Deputati. Qua ci sono altri argomenti che è inutile andare ad esaminare. L'articolo 87 spiega anche altre cose, ma soprattutto quello che è importante del DPR 361 del 57 è l'articolo 104 che dice sono le sanzioni per i vari attori che operano nell'ufficio elettorale e quindi concorre chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha è punito eccetera eccetera tutto, quindi c'è una punizione.
chiunque appartenendo all'ufficio elettorale, eccetera, con altre omissioni, contro la legge, rende possibile il compimento delle operazioni elettorali, punito, eccetera, eccetera. Ma quello che è importante è l'articolo 104,5, e cioè il 5 dice: il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegare proteste o reclami agli elettori è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Quindi non è una bazzecola. Io già quando abbiamo cominciato a, diciamo, a pubblicizzare questa iniziativa, alcuni segretari o presidenti di seggio che già erano stati nominati o che stavano, sapevano che dovevano essere nominati, mi hanno scritto, mi hanno, diciamo, fatto rilevare che loro sono povera gente che va lì a guadagnarsi 100 euro al giorno, eccetera. Allora, io ho la umana compassione per tutti, però se tu ammazzi una persona, e quindi l'autobus, poi io sono dipendente dell'autobus, mi licenziano perché ho ammazzato la persona, se è capitato che ti ottiene, che l'hai fatto apposta o non te ne sei accorto, eri drogato, eri disattento, eri ubriaco, mi dispiace per te, ma la responsabilità è una cosa seria. Cioè tu, mentre vedi l'autobus, sai che puoi ammazzare persone. Quindi qua, questo signore qua che mi dice io sono un povero disgraziato in canna con te che vado a guadagnare 100 euro, mi dispiace, cioè sai nessuno la responsabilità. Guidavi il pullman, o eri capace a guidare, o non sapevi guidare perché non avevi manco fatto una lezione di guida, sono fatti poi. Hai messo sotto una persona, hai ammazzato una persona. E quindi l'assunzione di responsabilità e fa parte del ruolo. Quindi hai preso quel ruolo e potevi non prendere, non devo fidare a nessuno. È chiaro? Sì, sì. E quindi, altra cosa da sapere è che ci sono, quando ci sono delle leggi che normano argomenti ridondati, cioè che tornano sempre a vari livelli di posizione all'interno del codice civile o quello di vari altri codici, e sono ripetitive rispetto al fatto che esaminano, ovviamente hanno le stesse regole, anche se fatte in epoche diverse, anche se fatte successivamente a modificazioni, che ne so, parlamentari o quant'altro. Quella lì, per esempio, il codice di pubblica sicurezza è quello del 36, quando c'erano fascisti. È cambiato il regime, ma quello è. Anzi, andrebbero cambiati molti articoli del codice di pubblica sicurezza, però nessuno lo reclama, è così. Questo è per dire la stessa cosa, cioè qui c'è il DPR 299 del 2000 che dice all'articolo 12 esattamente quello che dice la 361 all'articolo 58, con alcune precisazioni in più, perché questo è del 2000, quell'altro del 57, e giustamente fa delle esplicazioni un po' più ampie, no? E quindi dice: in occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore e all'esibizione della testa elettorale, uno scrutatore, questo per specificare come funziona esattamente l'azione operazione, un rallenti, diciamo, ecco, un rallenti del gol, no, questo è il rallenti del gol. Quindi uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58,1 del DPR del 30 marzo del 57, quello che dicevamo prima, 361, o dell'articolo 49, come prima del decreto del Presidente della Repubblica numero 570 del 1960, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il titolo della sezione e la data, e provvede altresì ad annotare il numero della tessera stessa dell'apposito registro. Che vuol dire? Vuol dire che prima di fare qualunque cosa lui mi deve, mi dai documenta, ti riprendi i documenti, ti mette il titolo sulla tessera elettorale e te la ridà. Dopodiché ti dice ecco la matita e la scheda. A quel punto tu dici no. Non più. Se non lo fa, ne paga. Il timbro viene messo prima, cioè i timbri delle schede li fanno tutti prima. Sì, ma questa è sulla tua tessera elettorale. È chiaro? Sì. Quindi questo come funziona? Quel direttore presidente del seggio, che non fa così, è in omissione del giudice. Perché il fatto che tu ti sia presentato è sufficiente quello. Cioè, io
tre leggi, ok? Tre leggi che ho trovato io, se andavo a esaminare un po' di studio, ho capito? Allora, ho detto all'inizio che l'articolo 34 dice ciascuna sezione è costituito l'ufficio elettorale, cioè vuol dire che c'è un ufficio pubblico, ok? E un pubblico ufficio ha un certo tipo di comportamento nei confronti dell'interlocutore, che può essere un altro ufficio amministrativo oppure un privato cittadino, capito? Noi siamo privati cittadini che stanno contattando un pubblico ufficio. Quando voi andate, per esempio, a portare una notifica al vostro sindaco perché, che ne so, lo spazzino non passa mai da voi, no? E andate a fare un reclamo, che fate? Andate all'ufficio protocollo e gli dici questo è per te e quest'altro è per me, metti il sito per cortesia, giusto? Questo vale per tutti. In base, aspettate che lo dico che è troppo bello, alla cosiddetta legge, cosiddetta circolare Astengo, che è una circolare ministeriale del 1 marzo del 1897, che nel corso dei secoli, possiamo dire, ha sempre reiterato lo stesso concetto e dice all'articolo 1, ogni atto che perviene all'ufficio o ne parte, cioè va via, deve essere assegnato a una categoria di archivio registrato nel protocollo, poi un istituto, eccetera, eccetera. Di questo stesso argomento parla all'articolo 53,5 DPR 445 del 2000, quello famosissimo sulla pubblica amministrazione, del, no? Che parla anche di certificazione elettronica, eccetera. E così lo dice anche, appunto dice, sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici, nonché, sempre a riguardo dello stesso tema, l'articolo 18 di bis della legge 241/90 che è stata modificata introducendo il decreto legislativo 126 del 2016, quindi parliamo dell'anno scorso, quindi non è cambiato niente, in un secolo e mezzo è sempre quello dello scorso, perché questo è che vuol dire, quindi quando un presidente di legge di seggio vi dice no o un segretario no io non ti rilascio la ricevuta, è in omissione dell'ufficio, dici tana, allora tu prima non mi hai voluto dare il timbro prima di darmi una matita eccetera, adesso non mi dà, che vogliamo capitare così? Questi sono già due atti di commissione dell'ufficio e abuso di potere. Sono registrabili, no, questo è il codice penale. No, sono registrabili, certo, filmabili, puoi registrare quanto vuoi, è chiaro che non lo devi divulgare perché se lo divulghi, certo, no, questo passi un mare di fatto, però questo è per il giudice, questo è per il procuratore, il procuratore deve vedere che cosa è combinato. Ma quindi uno entra direttamente con la telecamera, certo. Certo. E certo, certo. 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 È chiaro che la telecamera o il cellulare nel momento in cui vedete che comincia a fare lo scemo, perché nel momento in cui è la persona che sa, conosce la situazione, si adegua alle vostre richieste, non c'è bisogno di essere. In genere si adeguano, perché io l'ho fatto nel 2016 questa cosa qua, ho avuto in protesta. A Modena. E comunque ho visto che erano molto collaborativi, cioè, sì, rimangono spezzati. Infatti ma non c'è motivo, perché se uno ha studiato un minimo, perché sì, allora sì, fanno un corso di preparazione un giorno o due prima delle elezioni, mi ricordo bene, e quel giorno o due insegnano un po' di argomenti più diciamo più stringenti, quelli un po' più seri, un po' quando più vedo che tu creare assi, gli dici gli articoli, quindi restano subito la testa perché capiscono che non sei uno sprovveduto. Allora voi intanto andate lì facendo questa operazione dicendo io voglio depositare queste memorie, questo plico, questo dossier, quello che vi volete depositare. Questo quando è che gli voglio depositare? Nel momento in cui lui ti dà la scheda e la matita, gli dici no, io voglio fare il voto di protesta. E per questo motivo non solo voglio che verbalizzi quello che ti sto dicendo ora, ma siccome quello che sto dicendo adesso porterebbe via troppo tempo, ti do una documentazione già scritta
e tu la recepisci e me ne dai ricevuta. Lì fa la storia, ve lo dico sicuro, questo è sicuro, perché tutti dicono no, non ti dobbiamo dare la ricevuta. Ok, allora se non me l'hai ricevuta mi devi prendere il reclamo in cui tu mi dici che non mi vuoi lasciare la ricevuta, ok? E quindi verbalizzi che tu non mi lasci ricevuta, mi dai ricevuta che non mi dai ricevuta, non me lo vuoi dare manco questo, non fa niente, mi dà, fai come ti pare. Ti ricordate quella scenetta di Carlo Verdone della pistola e del portolano? Ah, sì, sì. Ecco, quella era questa, più o meno quella, ve la ricordate? Sì, sì, era questa, era carina, è bellissima, quella te l'avevo detto sì, vado a vedere e voi fate la stessa cosa. Cioè, lì, non dico che gli prendete il culo perché sarebbe scorretto, ma più o meno siamo lì. Perché gente così, che vi fa così, merita di essere prendere il culo, scusate l'espressione, ma così almeno ci capiamo bene. Quindi quando voi avete detto, ah ecco, una cosa importante, sono cose importanti, quando voi andate a depositare, diciamo, a essere arrivati al punto di depositare il reclamo, ovviamente se loro lo ricevono, voi barrate questo. Barrare così in modo che annullare quello che c'è scritto sul bigliettino. Sì, perché dietro c'è la querela. Allora, se voi, allora questa è una copia, voi dovete farne 5 copie ovviamente, perché una, due vanno al Senato, due vanno alla Camera e una vi rimane, se fate la protesta, vi rimane la ributta della protesta, se fate il reclamo vi rimane la ributta del reclamo. Ma comunque io penso che il reclamo lo userete poco, perché o accettano la protesta e quindi non ci darà un seguito, non c'è un problema successivo, perché lo ricevono nella storia, no? Va bene. Poi però siccome se fanno obiezioni sul voto di protesta, faranno obiezioni anche sul reclamo, a quel punto se fanno obiezioni sul reclamo, annullate il reclamo e andate dai carabinieri e gli date quest'altra parte. È chiaro che quando voi farete le fotocopie, farete la fotocopia per il reclamo, questa facciata qua, cioè 4 fotocopie per questa facciata qua, e poi invece per la querela saranno 3 copie, perché la querela la fate, servono 2 copie, cioè una per i carabinieri, una per la procura e una di ricevuta a voi. Quindi in qualunque caso, questo non l'ha fatto mai nessuno finora, voi avrete una ricevuta qualunque sia letta, perché anche se vi dicono no, il reclamo non lo ricevo, la protesta non lo ricevo, no, il reclamo non lo ricevo, comunque andate ai carabinieri, vi allegate alle 3 copie, le copie del reclamo e della protesta, andate al carabiniere che vi fa la verbalizzazione della denuncia e lui riceverà in allegato alla denuncia anche una copia, cioè saranno 2 copie per loro, 2 copie per del documento di protesta e 2 copie del documento di reclamo che voi le allegate come prova che loro non hanno voluto aderire al discorso di recepire il documento. Il carabiniere vi lascerà una copia timbrata con la verbale, reato da lui e quant'altro e ci aggiungete voi eventualmente le 2 copie, una del voto di protesta e una del reclamo. È chiaro? Una domanda per il signore, dove l'hai fatto tu il voto di protesta? Qua a Modena. Quindi a Modena già tu non ti hanno fatto storie, niente. No, no. Io fra l'altro avevo provato addirittura senza carta d'identità, ma con la legale rappresentanza. Ah. E lì ci fu un po' di problemi perché telefonarono in prefettura. No, telefonarono al Ministero. Qualche trafiletto uscito poi, un po' molto poco, ovviamente.
la domanda. Allora, aspetta. C'è la domanda. Allora, avanti. Sì, che è il giapponto. Dove sta questo? Quella mia? Quella mia? No, questa. Allora, ricominciamo da capo. Ricominciamo da capo. Mi presentate lì, gli dite ok, loro vi danno il dato del tessere elettorale e carta d'identità o un altro documento valido, e quello mi mette il timbro e vi restituisce, no, non vi restituisce, vi tiene entrambi i documenti e dice ecco di qua la scheda, ecco di qua la benda, matita. Voi dite no, non è quello che voglio fare io, ti voglio fare, voglio fare, cioè bisogna proprio stare molto attenti a non toccare, non la devi toccare, manica con la schiena, neanche il gesto di, anzi indietreggi. Allora voi prendete il modulo di protesta, che sia questo o che ve l'ho lasciato preparato a casa, simile a questo, come traccia, deve essere simile a questo, anche se formato A4, anche perché dovete fare delle fotocopie, e le fotocopie saranno formato A4, questo invece è formato A5, ma tanto quello che è scritto qui potete farlo, fare in 5 copie, che è tanto uguale, non è che dovete dare quello che mi viene fuori anche com'è? Allora, qui ci sono una serie di motivazioni, se voi lo volete mettere come qui, ci mettete quelle, se no vi fate la fotocopia di questa cosa qua, cancellando le frasi che non vi piacciono, non vi interessano, e ci mettete quello che vi interessa a voi, come abbiamo detto prima, non è necessario fare per forza, no, dai, la striscia che se vede nella foto. Fate un file in Word che rispetti l'impostazione. Sì, ma sì, le appostate, sì, ma quelle sono, sì, che sono, esatto, più o meno simili, sono, uno prende copia in copia. Esatto, esatto. Ci mettete quello che vi piace di più. Anche perché noi qui abbiamo messo delle accuse anche molto pesanti. Quindi lui, il segretario o il presidente del seggio dice no, io questo non la recepisco perché non la conosco, non so, non mi interessa, faccio lo contrario, quello che vuole. No? E voi dice, voi dite va bene, allora ti do da depositare il reclamo. Ovviamente difficilmente accetterà anche il reclamo, ma ci ha detto di no per prima. A quel punto voi sapete che vi dovete dire, caro amico, senza offendere nessuno, signor presidente di seggio e signor segretario, che è responsabile civile e penale, è il segretario, dice, caro signor segretario, noi stiamo per andare a considerare per tutte queste azioni di omissione dell'ufficio, io so, o abuso di atti d'ufficio ed altri capi d'accusa. Il più grave dei capi d'accusa è questo qua, è l'articolo, aspetta dove sta, aspetta un attimo, attentato contro i diritti politici del cittadino, non c'è un altro, dove sì, attentato contro i diritti politici del cittadino, che prevede fino a 10 anni di carcere, non è un scherzo. Io al posto loro non preoccuperei molto, soprattutto se a fare le denunce sono varie centinaia di cittadini, che diventerebbe un caso su bello, diventa un caso, non c'è bisogno di fare qualche centinaia, bastano 100 cittadini che fanno, quello passa un sacco di guai, non qualche guai, un sacco di guai che si verrà. Lui non lo sa, se non lo sa peggio per lui, capito? Sì, no, la meglio cosa. Ricordatevi che le querele si possono sempre ritirare, eh? Quindi se fai bravo, dico, vi impietosisce, potete anche fare ritirare la querela. No, non è che il procuratore agisce d'ufficio con queste ai carabinieri, alla guardia di finanza, al commissariato, alla procura della Repubblica direttamente, alla cancelleria, alla procura della Repubblica, dove volete, non qualunque posto di polizia giudiziaria. Quindi il cerchio è chiuso, perché comunque voi, quando andate a fare l'ultima analisi, la denuncia ai carabinieri, date tre copie di questo.
votare è il testo della protesta che avete cercato di depositare e che non mi hanno rilasciato di giunta. Quindi fate tre cose con questi tre documenti, una copia rimane distribuita a voi e due copie vanno alla Guardia di Finanza, ai carabinieri, che sia. Il carabiniere avrà redatto il verbale, la relata, come la chiamano loro, e quindi sarà la dimostrazione che voi siete andati a votare, che avete tentato di fare collaborazione e che non è stato permesso di farlo. E soprattutto ci sarà un processo. È chiaro? Capito adesso come funziona? E quella è la prima fase della disobbedienza civile, questa è la prima fase della disobbedienza. Chiaro che ci vuole un briciolo di coraggio, insomma, perché andate a depositare, non è scherzo. Però se non vi fidate di me, come potete sicuramente fare, se mi vedete per la prima volta, potete andare a parlare con un avvocato, fargli vedere questi articoli di legge che sono citati qua e lui vi dirà sì, effettivamente ci sono. Se non vi fanno queste cose qui, sono passibili di essere inviati al giudizio. Poi sarà il giudice che deciderà se dà 70 anni di carcere, perché volendo se può pure lavorare, 70 anni no, magari 10 anni, 15 anni li può anche dare. Chiaro che per una cosa che non ha, insomma, ammazzato nessuno, alla fine considera un diritto grave, perché lede il vostro diritto di cittadino, e il cittadino a livello nazionale c'è solo una volta ogni 5 anni, quindi quella valore lì è importante. Molto. Il fatto che c'è un cretino che non vi ha permesso di fare questa cosa qui è grave, potete chiedere neanche se sono i danni, quindi questa non è una cosa banale. Quindi questa è l'operazione. No, non è necessario, perché voi siete andati lì, avete fatto una denuncia, c'è la relazione dei carabinieri che avete chiamato a testimonianza, a testimoni di quello che state dicendo, loro devono aver fatto un verbale, se non l'ha fatto il presidente del tribunale, del seggio e il segretario, l'hanno fatto per i carabinieri. Vi garantisco che lo fanno, io una volta, siccome i guerrieri hanno fatto qualche cosa umiliare, non ho perso il conto qualche anno fa. Questa è l'ultima, dopo la faccio vedere che è troppo bella. Allora, oddio, che stavo dicendo? La querela. La querela? Ne ho fatto immediato. I verbali stanno per male, ieri fanno i verbali. Sì, dicevo, un mio vicino fa l'arrogante, ma ogni volta che andiamo a trovare, blocca lui a volte il processo, tutte le volte lo stanco, non qualcuno. Lo struo, dicono, da battaglia, capito? Lo strumo, lo rullo proprio, no? Come una rullata da battaglia. È successa una cosa, io chiamai l'intervento dei carabinieri. Ah, una cosa importante che dovete sapere, che questa no, pochissima andata, che dire in un determinato modo di chiamare i carabinieri può ravvisare una minaccia. Quindi sappiate che se dite qualcuno che ci ha annunciato che gli bussa, guarda che chiama i carabinieri, lui vi può denunciare per minaccia. Capito? Questo invece in questo caso non, perché è pubblico ufficio e ci sono. Si chiama alla fine. Quindi anche in questo. In una occasione loro, lui, il mio vicino, fece questa denuncia. Cioè io ho chiamato poi i carabinieri a testimonianza di quello che stava facendo e lui stava continuando tranquillamente a fare quello che faceva prima, e i carabinieri a distanza di una decina d'anni vennero quei due, infatti io manco li conoscevo più perché chi si ricordava questo varie volte in quell'occasione, e questi si ricordavano perfettamente perché avevano verbalizzato la cosa e dissero esattamente quello che doveva essere detto a lui, e io misi la calma nonostante lui non avesse denunciato per aver minacciato di chiamare i carabinieri. Capito? Questo per dire. Allora, in questo caso dire, come lo dobbiamo dire? In questo caso lo dobbiamo, c'è una formula, poi c'è no, gli dici no, a dirò le autorità competenti. Ah, ecco. Allora, non devi chiamare i carabinieri, il chiamare significa qualcuno intimorire, no? Allora io a dirò, ti dico che a dirò le autorità competenti. Ti costringe ad andare dai carabinieri. Potrei anche andare dai carabinieri. Così fa la fine.
questa mattina, domenica pomeriggio, è successa un'altra cosa. Allora, a proposito di questa legge qua, voi sapete che la Costituzione garantisce a tutti gli stessi diritti, no? L'articolo 3 è chiarissimo, no? Ci dice, per esempio, tutti i cittadini hanno pari, eccetera, eccetera, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, eccetera, eccetera. Giusto? E poi, articolo 48, sono elettori di tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età, il voto è personale ed è uguale, è libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere pubblico e civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. Allora, che è successo? Che andando a indagare, perché io faccio il furetto, andando a indagare, la legge sulle voti dei cittadini residenti all'estero, la cosiddetta legge Tremaglia, Mirta Mirko Tremaglia, che era quel senatore che aveva la smania fare questo regalo ai cittadini, ma non era manco quello, perché i cittadini italiani che stavano all'estero bastava che andassero in consolato o in ambasciata e votavano tranquillamente anche prima, quindi non è che si è inventato niente. Fra l'altro la legge è peggiorativa e vi dico il perché. Allora, la legge prevede all'articolo 104,5 l'espressamente che si può fare il voto di protesta. Quindi è un diritto del cittadino di pretenderlo, perché è una delle sue espressioni, anche a mio parere, la maggiore assoluta espressione di volontà che c'è in ambito politico elettorale, no? E allora, invece, aspetta che ve la leggo, è troppo bella, nella legge del signor senatore Mirko Tremaglia, che è la legge 27 dicembre 2001, numero 459, diciamo che ravvisa il fatto elettorale in alcuni articoli, e cioè l'articolo 17 che dice: le rappresentanze diplomatiche e consolari italiani adottano iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana e comunque relativi alle comunità italiane all'estero. E qui sottolineo e enfatizzo, in conformità ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità d'accesso e di trattamento e sulla imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, quello che dice l'articolo 3. L'articolo 3 dice tutto. Quindi anche un cittadino italiano che sta all'estero e gode dei diritti civili in Italia, gode degli stessi diritti di un cittadino che sta in Italia. Giusto, no? Per la legge italiana. E qui nell'articolo 19 chi commette, e qui arriviamo al sodo, chi commette in territorio estero l'alunno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme delle detenzioni della Camera, cioè questo qua, cioè 104,5 della legge DPR del 57, chi commette in territorio estero l'alunno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme delle detenzioni della Camera dei Deputati o del Senato, ovviamente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica appunto 3157 successive modificazioni è punito secondo la legge italiana e le sanzioni previste dall'articolo 100 del citato testo unico in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate, quindi si fa anche 20 anni. Allora, articolo 19, le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i governi degli stati dove risiedono i cittadini italiani per garantire a che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, libertà, eccetera, eccetera, come prescritto dall'articolo 3 della Costituzione. E poi, B, che nessun pregiudizio possa derivare dai posti di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge. E questo è abbastanza vincolante, eh? Il comma 3 poi di questo articolo 19 dice, tralascio il resto, adesso si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia. Quindi qui dice che anche negli stati esteri dove risiedono i cittadini italiani si deve applicare questo. E questo prevede che l'articolo 104,5 prevede espressamente la deposizione del voto di protesta senza nessuna storia da parte dei
Allora, tralascio, insomma, non ve la leggo tutta perché all'articolo 104 poi della legge del 361 dice, comma 1, l'avevo già detto, ma alla luce di questa legge di Mirko Tremaglia va riletta in maniera un po' più seria, e quindi dice articolo 1: chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ha diritto o all'esclusione di chi lo ha è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa eccetera eccetera. Ma siccome è fatto all'estero, quindi è da un anno a 4 anni e da fino a 4 milioni di vecchie lire. Chiaro, quindi questo è quello che noi abbiamo denunciato, perché c'è una sperequazione insostenibile e ingiustificabile tra un cittadino che per lavoro, per studio va all'estero e uno che sta in Italia. Ricordiamoci che sono 5 milioni di persone, quindi quei 5 milioni di persone possono cambiare l'aspetto politico e la far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Quindi questa è una violazione gravissima del diritto elettorale. E noi siamo in mano di questa gente qua. Ho voluto leggerla perché è importante ed è un caso esemplificativo della sottrazione dei diritti ai cittadini, che è una cosa continua, giornaliera. Prima ho parlato degli 867 che ho fatto condannare, e questi signori, allora no, devo fare un attimo, spero che non ci avete tempo, andiamo tranquilli? No. Posso solo chiedere una cosa, perché faccio un passo indietro, cioè il fatto, se uno ti chiede la differenza tra una scheda bianca e il voto di protesta, perché uno dice vado a votare, la mia protesta è che non mi va bene nessuno di questi partiti e voto a scheda bianca. Allora, con la scheda bianca uno può pensare che quello è il coglione, è imbecille, non sa leggere e scrivere. Puoi pensare quello che vuoi. Quindi vuoi solo evidenziare. No, puoi pensare quello che vuoi, anche che sei analfabeta. Ti ricordo che il 47% degli italiani è analfabeta funzionale, cioè legge e non capisce quello che c'è scritto. Non riesce a collegare l'azione la sequenza delle parole che legge, quindi anche la logica che ne deriva da questa determinata sequenza, trasportandola in una visione di percezione dimensionale della parte, cioè non riesce a rappresentare nel concreto quello che legge. È purtroppo quello che provoca. Io guardate, anche in persone, io mi sono scontrato con degli accademici dei perfetti idioti, c'è gente che ha studiato, ha imparato a memoria, non ha capito nulla di quello che dice. Adesso mi ha scritto oggi per esempio Alberto Bagnai, che è l'economista che si occupa di economia nel conto della Lega, che voleva diventare economista. Io ho detto no, non è perché niente di parlare con uno così, perché uno che sta con la Lega non sa dirmi altro, ma non perché la Lega è, perché la Lega è rappresentativa di uno schema mentale ottuso, senza entrare all'ordine del mondo. Qualunque cosa fa è fuori da qualunque logica. Ogni tanto dà in escandescenza su qualche motivo, su qualche visione particolare di quel momento, contingente o quant'altro, e continuamente caracolla da un punto all'altro senza avere una linea di condotta. Voi avete capito che sono coerente. Ti conosco. Cioè, dovreste guardare come ho fatto io per qualche anno tutti i tuoi filmati che ho fatto con Giorgio. Lui! Ma io non mi guardo. Ma passavo da lì, sull'alba mediterranea, ma devo essere vecchietti qua a Villa Borghese che ogni giorno cominciavano qualcuno di campi di questi. Allora, questo è una sperata che ci capisce. Allora, senso delle parole e il significato delle parole. Nullo
significa che non esiste. Sì. Però. Nulla. Il latino nulla è niente, per niente, è qualcosa che non esiste. Ci prendono anche i finanziamenti i partiti, invece con quello che protestano. Con quello che protestano, ecco, c'è anche questa cosa. Capito? Che volevo capire, insomma. Cioè io non ti riconosco nel voto di protesta. C'è il discorso, cioè, che i fatti nulli vanno poi a favore della maggioranza. Non riconosco la vostra autorevolezza, la vostra forse che non va a favore della maggioranza, non sarebbe responsabile a livello elettorale. Non puoi concorre. Io vado a votare. Uno per non concorre al rimborso dei partiti. Quindi se un partito non arriva a un 8% non è rimborsato niente, se arriva a un 8% che prende rimborso non lo prende con i soldi di chi ha fatto il voto. Invece mi sembra di capire che i voti nulli vengono in un qualche modo riciclati e vanno a finire. Il voto nullo a chi ha vinto alla fine. Così. Non esiste, il voto nullo non esiste. Cioè quello che non è andato a votare o che non ha annullato il voto, facendoci uno spreco o quello scrivendoci vaffanculo, siete tutti stronzi, non esiste. Cambia rimborso, non esiste. Viceversa, questo esiste come? Anzi, vale molto di più di quello che è stato scritto nel buio della cabina elettorale, perché quello nessuno sa chi è andato quel voto, nessuno ha espresso una decisione, una visione diversa della volontà diciamo, di progettazione del futuro, no? Cioè, ho detto. I partiti politici, anzi meglio, le segreterie ristrette dei partiti politici, manco le segreterie ampliate, ristrette, quali 5-10, hanno deciso, che comandano in un partito, hanno deciso quelli che devono essere candidati e quelli e basta, non di più. Non è intervenuto nessuno a dire sì, io voglio quello perché c'è un programma, quello c'è una cella nella testa, quello c'è un cervello, no, è chiaro, quindi è questo che noi obiettiamo principalmente. E quindi questo voto è un voto decisionale in cui si dice a me non mi sta bene che abbiate deciso, voi già siete un partito di infame, corrotto con una storia ventennale, trentennale di delinquenza, non con collusione con la mafia o con altro, ma con la dimostrazione delle leggi infami che avete approvato. E lì noi li condizioniamo sul fatto che quelli approvano delle leggi assolutamente irreali, incostituzionali, amorali. È lì che vai ad attaccare il delinquente. A me non ne frega niente se quello conosce il mafioso, ci va a cena assieme o meno. Chi è che non ce va? Uno a livello politico non è che può conoscere tutti quanti e sapere che quello fa il mafioso o quell'altro no. Arriva, lo presentano, ciao, e come qua si dice, ci conosciamo? No, non ci conosciamo. Magari lui è un mafioso, che ne so, o un massone. E allora ma chiusi perché sei un massone? No, quello per cui io l'accuso sono i tuoi atti politici. Lì tu dimostri che sei un delinquente. Dopo le elezioni, se i voti di protesta c'è il 52%, che fa vuoi fare? No, c'è la legge del qualcuno che ti porta male in pace. Allora, ti dico due cose. Vi dico due cose. Prima, queste relazioni sono considerate un risultato di qualche evidenza politica. Tutti quelli che hanno concorso a fare questo ciampane, prestrapochismo giuridico legislativo che hanno fatto delle carte non disponibile, è intenzionale, non è perché sono proprio deficiente, no, c'è anche qualcuno intelligente che dice li incastriamo, li facciamo fare finta di andare a votare, poi decidiamo noi ovviamente quello che c'è fuori. Allora quello che c'è fuori molto probabilmente sarà entro 2-3 mesi un governo di nuovo di tecnici 1100 e fra un anno o due andremo di nuovo alle elezioni anticipate, perché allora noi abbiamo previsto questa cosa qui e entro due anni, andando avanti con una serie di elezioni di disobbedienza civile, creeremo una forza politica identitaria, filosoficamente e politicamente coerente.
partiamo da un retroterra culturale molto lontano, dai filosofi e così via. Quindi sappiamo, non è che abbiamo inventato un partito come critico che non si sa dove comincia e dove finisce. Noi lo sappiamo bene dove inizia e dove finisce, ma loro non lo sanno. Tant'è che dico questo per capire bene. Grillo, allora noi, Alba Italiana insieme a altri 11 movimenti, nel 2010 e poi anche nel 2013 abbiamo partecipato alle elezioni regionali del Lazio e siccome venivamo tutti quanti con una storia molto lunga, di centro, di destra, di sinistra, di democrazia, oggi chi ha diciamo, un senso civico, un senso umanitario profondo non può non arrivare a visioni analoghe, visioni politiche analoghe, che sia uno di destra, di centro, di sinistra o anarchico. Per esempio l'altro ieri c'era un amico dell'estrema sinistra, che adesso mi sfugge come si chiama, Maria Siamo, e ci incontriamo spesso, pure se io sono anarchico di destra e lui è di estrema sinistra. Una volta ci combattevamo, adesso siamo d'accordo su tutto, perché il nemico è comune, i reati che ci sono un nemico comune li abbiamo iniziato tutti e quindi siamo assolutamente consapevoli, condivisi e collegati su un'azione comune di portare, da portare avanti. Volevo però fare degli esempi anche con le mie, ne avevamo parlato veniamo in macchina. Diciamo la realtà politica non avviene per caso, per tutto quello che è avvenuto da quando sono nati i partiti politici con la rivoluzione francese e poi a seguire tutto il resto, non sono nati del tutto spontaneamente come hanno detto i nostri cari governanti, i nostri cari storici, eccetera. A questo proposito ricordo che la storia va completamente descritta, quasi nulla, quello che diciamo, affine a quello che ci hanno raccontato nelle università, nelle scuole, nei libri di storia, parliamo poi degli storici televisivi, che poi quelli sono dei creatori, degli inventori degli effetti di fatti storici. E allora, da un certo numero di anni c'è una specie di percorso che alcuni personaggi nel corso della storia a livello nazionale e anche internazionale, per esempio anche la massoneria, diciamo, buona parte ha delle responsabilità, ma diciamo che la massoneria in sé non è tanto così deleteria come la voglio dipingere, perché c'è di tutto nella massoneria. Io ho conosciuto anche qualche persona all'interno, anche a alti livelli, che in alcuni casi è veramente deleteria, in alcuni casi è una persona del tutto normale e anche apprezzabile. Quindi dipende, è come dire i cristiani, no? Le grandi categorie dei cristiani c'è uno come Francis I, e c'è qualcuno come Leone X, c'è qualcuno come Giovanni XXIII, no? Dipende, no? Ogni persona è una persona, quindi generalizzare non è mai così, diciamo, esemplificativo di un certo tipo di pensiero. Quindi nel corso degli ultimi anni, tra l'altro tutte le varie fasi che sono, siamo qui per 20 anni, però negli ultimi 30 anni si è diciamo, acuita questa azione di sottrazione dei diritti costituzionali, dei diritti umani, dei diritti di vario genere, che vedevano i cittadini normali portatori di questi diritti. Ad esempio, ho detto prima quella denuncia che hanno fatto di questi 867 direttori generali, questa cosa qua ha una miriade di risvolti, perché tanto per cominciare a dire una cosa, due terzi delle cartelle esattoriali sono nulle, come dicevo a lei prima, non annullati, nulle, perché esiste una procedura civile e anche penale, per stare in giudizio o per stare in negozio devi avere il titolo. Non è che ne so, io vendo casa a lei e arriva lui che non è meglio, che è interessato.
di vendita e fra due o tre persone che sono comunque collegate dagli interessi condivisi. Non può intervenire un terzo, o se interviene il notaio deve considerare la cosa, ma non entriamo troppo nel dettaglio. È un rapporto, quindi, di essere in negozio o di essere in istituto. Quindi in quel caso qui, se io faccio un procedimento, qualunque procedimento di qualunque genere tra pubblica amministrazione e cittadino, quindi per esempio una sanzione amministrativa, un procedimento penale, un procedimento amministrativo di un ricorso per qualche cosa, no? Per le tasse, per esempio, no? Ci deve essere un titolo per stare in quel processo, in quel procedimento di qualunque genere. Quindi quando io non ho il titolo, in quanto io rappresento lo Stato, io sono direttore generale, no? Dell'ufficio delle entrate, metto in cammino una cartella esattoriale, io devo avere il potere di firma, devo poter scrivere che ho l'autorità per poter rimandare questa cartella esattoriale. Se tu questa autorità non ce l'hai, non mi puoi mandare la cartella esattoriale, quello è un reato grave. Intanto la cartella è mia, perché tu non hai il titolo per poter fare. Uno che è attivo e che magari è lo stesso. Allora, questi, vi spiego come andare. A partire dal 91, si sono messe in moto tutta una serie di stratificazioni diverse, di personaggi occulti all'interno dello Stato e all'esterno. Qualcuno si prima, per esempio Bertini, che passa ad essere il presidente degli italiani, è un infame di una bassezza oltre che fisica anche assoluta in generale morale, perché per esempio ha firmato il decreto del Presidente della Repubblica emesso da lui autonomamente, quindi non è stato forzato lui, il Presidente della Repubblica può fare il DPR da solo, non c'ha bisogno né di Parlamento né di niente, quindi risponde direttamente e fece il decreto 387 dell'85, adesso non vorrei esagerare, comunque nell'85, che permetteva la entrata in Italia delle banche internazionali e la contemporanea messa all'asta delle banche di interesse pubblico. Questo è stato un reato gravissimo, grave. E oggi Delle banche che allora erano nazionali, erano sotto il controllo dell'IRI e poi l'IRI sotto il controllo del Ministero del Tesoro e della Finanza. Ha detto, le regalo a qualcuno che io so, che mi paga, che mi ha pagato molto bene. Non si dico, non deragliamo troppo perché sennò siamo qui troppo. Ecco, allora, per tornare al discorso, a partire in particolare dal 91 altre cose del genere sono successe. Per esempio la privatizzazione della Banca d'Italia a seguito della regalia delle tre banche BIN di interesse nazionale. Da lì tutta una serie di decreti legge, DPR, leggi e quant'altro a favore delle banche. E poi a immediata previsione della creazione di un'entità assolutamente diabolica che è quella della creazione di Equitalia, che è stata una cosa oscena anche lì. Quello che vorrei che voi capiste, voi avete visto, avete tutti subito le conseguenze della legge Lorenzini, no? Che ha stravolto il dettato dell'articolo 32 e 34 della Costituzione, con altre leggi di vario genere. E questo è stato fatto costantemente, per queste leggi che sto dicendo, è stata del tutto eluda e violata la Costituzione centinaia di volte, non solo questa volta qua, che finalmente qualcuno si accorge, oh cazzo, io mio figlio non te lo mollo, manco per mamma. È stato un passo falso, hanno fatto, perché hanno creato finalmente, hanno svelato questo nulla
l'obsolescenza che c'era per cercare, per poi andare alla radice delle passioni umane, e lì la gente è stata colpita nel fermo, nel cuore della sua sensibilità, e quindi lì è uscito poi il marcio. Ma questo sta andando avanti da 35-40 anni, non è da oggi. Ad esempio, quindi vendite della Banca d'Italia, no, vi dico solo questo, vi faccio una domanda: di chi è la Banca d'Italia? Della Coop, delle banche nazionali, CP Morgan, internazionali, private. Risposta migliore? Qualcuno c'ha un'altra risposta migliore? Sì, praticamente è Banca d'Italia, è Intesa, e di tutte queste banche che poi loro stesse sono proprietarie della Banca d'Italia. No? Ancora risposta migliore, ma è ancora ulteriore la mafiosa. Allora, vi racconto. Avete mai sentito parlare di un certo Angelo Cardarelli e un certo Marco Trevisani? Trevisani, vedi chi sono? Non tanto. Sono i padroni della Banca d'Italia. Due. Cioè, in Italia abbiamo due signori, due avvocati, che sono i mandati, ascoltate bene, di 1991 banche straniere, no, 1991 banche straniere, di cui abbiamo l'elenco completo, facciamo tutto quello che c'è da sapere. Abbiamo presentato, appunto, ecco per esempio un'altra, una denuncia, anzi non una, abbiamo fatte 6 o 7, se non mi ricordo, una è quella principale, più importante, le trovate anche su abbagliare.com, quindi se volete andare a vedere. Sono queste, le pubblichiamo, queste sono appena tornato, ma le pubblico. E allora, oddio, perso il filo. La Banca d'Italia che ha questi due avvocati che comandano. Ah, sì, questi signori. Cioè, praticamente, questi signori, attraverso questi mandati di rappresentanza di queste 1991 banche, hanno il controllo del pacchetto di maggioranza delle prime 7 banche italiane, quindi Credit, le quali 7 banche italiane detengono tutte assieme 265 voti su 523, che è la metà più uno, quindi hanno la maggioranza assoluta dell'assemblea della Banca d'Italia. Secondo voi, no? Adesso arriviamo. Allora, in questi anni abbiamo avuto una decina di governi tecnici, tra quelli del 92-93 e questo è il fatto. Abbiamo avuto 3 o 4 governi di Berlusconi, 2 o 3 governi Prodi, il governo di Massimo D'Alema, il governo di Ciampi, non me lo ricordo neanche più, saranno una 15 di governi, forse anche qualcuno più. Vi sembra che sia cambiato qualcosa nel percorso logico e strategico e economico delle varie fazioni, dei vari governi, dei vari presidenti della Repubblica che ci sono stati? È semplice. Perché il padrone non è il governo, è chi c'ha i soldi, chi c'ha la scarsella, chi c'ha i soldi determina la politica degli stati. E se tu mi sei simpatico o non mi sei simpatico, non cambia niente. Io, Angelo Cardarelli e Marco Trevisani, in rappresentanza del 1991 banche, decido la politica economica, che poi tutto quello che ne consegue, la politica economica e finanziaria dei vari governi, li stabilisco io, tu mi fai questo, tu mi fai quest'altro, mi fai la legge della Giobette, mi fai la legge del MES, mi fai la legge del PISA, del TPP, della FATCA, dell'anima dei